Boschi che vanno immaginati oltre la nebbia, Scuries, penisola calcidica, il mare a due passi, le foreste millenarie, Aristotele è nato qui. Ma questi lecci, le querce, presto saranno buttati giù a migliaia. Una miniera a cielo aperto, profonda centinaia di metri, verrà scavata. Lazaro Stoskas, due giorni fa, è uscito dalla prigione dove ha finito per istigazione alla violenza. Ma non siamo terroristi. Quando la miniera sarà pronta, sarà più grande del nostro villaggio. Ilias, il figlio, è con lui nella battaglia. Proviamo a avvicinarci, ma neanche le strade ci appartengono più. Guardie private bardate come ninja tra il filo spinato ci impediscono di proseguire. Rubiamo qualche immagine, proviamo a trattare un'autorizzazione che non è arrivata e non arriverà. Il suolo che calpestiamo ora è di proprietà dell'Eldorado Gold, compagnia canadese. Miliardi di euro andati a ex ministri, uomini d'affari, persino il responsabile dell'autorità forestale della regione che dicono nel progetto ci ha piazzato la figlia. Ilias neanche se la sente di uscire. E quando facciamo per andarcene, i ninja innervositi ci bloccano per un po'. Ai greci toccherà solo qualche centinaio di posti di lavoro, briciole, in cambio di una terra sventrata, falde acquifere inquinate. È il dilemma della Grecia al bordo della bancarotta. Lavoro facile o ambiente, sopravvivere oggi o investire in futuro. Ecco come sono finite le proteste degli abitanti, coi lacrimogeni, le cariche, anche le vecchie picchiate. Nel pub di Erisos, a valle, la musica non cambia. Una mattina siamo svegliati qua nel nostro paese e abbiamo trovato l'invasore. Qui l'oro è il turismo, è il pesce nel mare. Svendere tutto questo è come svendere l'anima. Vogliamo la foresta, la terra, l'acqua, c'è scritto. E nessuno farà un passo indietro.